Salve ragazzi, buonasera a tutti. Allora, io quest'oggi faccio questo video perché mi sento in dovere di una cosa. Mi sento in dovere di difendere la mia etichetta artistica, cosiddetta alias neomelodico. Per magari coloro che non conoscono la parola neomelodico, cosa significasse, ve lo dico io. Sinonimo di nuova melodia, in pratica è cambiato il linguaggio, lo stile musicale da metà anni 90 e oggi io faccio parte dei neomelodici. Ma mi riferisco al signor Nino D'Angelo, sempre se così signore lo possiamo chiamare, però attenzione, sta parlando una persona che Nino D'Angelo tiene rindo sangue in divino. Io ho omaggiato con un grande lavoro discografico, tutti i giorni canto canzoni di Nino D'Angelo perché per me sono pure poesie. Però signor D'Angelo, se lei non si etichetta un cantante neomelodico, mi sa dire che cantante è lei? Perché non vi faccio definire. Siete un cantante classico napoletano, non mi risulta. Cosa cantate? Cantate l'amore? Mangiate l'amore? E come l'avete cantato voi anni fa? Oggi canto pure io. Vi avete cantato, oggi bisogna di voi non morire. Io canto quelle che amerai e tutte quelle che non ha già avuto mai. Vi avete fatto sotto le stelle, io faccio sotto il cielo in Napoli. Cosa cambia? Quindi non generalizzate un po', perché è vero, in questo mondo c'è qualcuno che magari fa questa professione che non è professione per loro, quindi ci ha un po' messo la cosiddetta merda in faccia, e ha ragione, assolutamente, perché sono la prima a dirlo, però è anche vero che ci sono artisti che fanno questo lavoro con tanto di professione. Io in realtà mi sento molto offesa, molto delusa da lei, soprattutto perché reputo che sia un grande scostumato. Io 3 anni fa le ho omaggiato con un grande lavoro discografico, 10 brani vostri, vi ho invitato a teatro perché l'ho presentato a teatro, perché un lavoro del genere era degno di essere rappresentato a teatro. E lei non si è degnato nemmeno di ringraziarmi. A Napoli sapete come si dice? Umiere carisce, come stai? No, come stivo. Lei è il grande Nino D'Angelo e già per me sinceramente è sceso proprio di basso livello nel scrivere un qualcosa del genere, negando poi le vostre origini, perché in realtà quello che oggi facciamo noi, le cerimonie, le feste di piazza e tutto e quant'altro, lei l'ha fatto tantissimo tempo fa, voglio dire,